Siamo con la moglie di Luigi Pagano, Simona Ciatto. Signora, un evento importante, l'intitolazione di una sala consigliare all'avvocato Luigi Pagano, che è stato anche consigliere comunale di questo comune. Sì, è questa intitolazione, io già l'ho detto, mi sono espressa, è per noi, per la famiglia, un motivo di grande gioia. E Luigi era molto conosciuto qui sia in paese che in tutto il territorio dove ha svolto la sua attività professionale di avvocato, e poi, data la passione che lo ha animato sin da giovanetto, si è dedicato alla politica. Politica intesa come soddisfazione dei bisogni della collettività. E per sottolineare insomma le sue qualità sia morali che politiche, e anche insomma il fatto della conoscenza giuridica che viene sempre messa a servizio degli altri, e si è fatta questa scelta, ed è una cosa bella per noi, è una cosa che rimane, e soprattutto per le generazioni future. Si deve dare, ecco, un esempio, e questo si vuole, un messaggio, non un esempio, un messaggio si vuole trasmettere, che ci sono persone che dedicano parte della propria vita con passione per realizzare i bisogni di tutti, ed è importante questo. Si è detto anche stasera, sono partiti insieme l'avvocato Pietro Pagano con Nino Pugliatti, poi sì. Le strade si sono divise, adesso si sono riunite un'altra volta. Sì, infatti questa intitolazione congiunta è stata per noi, insomma, non sapevamo di questa cosa, di questa iniziativa. Certo, tra l'avvocato Pugliatti e mio marito, l'avvocato Luigi Pagano, c'è un salto generazionale, però ecco, forse, e lo ha sottolineato Donatello Pugliatti nel suo intervento, Luigi ha rappresentato il trade union tra un certo modo di fare politica e quello che invece qui, almeno per la comunità di Sant'Alessio, vuole rappresentare in seguito una concezione diversa della politica.